Sono circa 300 gli atleti al via di questa quinta edizione della camminata della Valdichiana. Oltre 300 gli atleti fra competitivi e non competitivi alla quinta edizione della camminata della Valdichiana presso il termovalorizzatore di San Zeno. Evento finale della 3 giorni di zero spreco, iniziata con una gara di cucina degli studenti delle scuole medie e superiori che si sono confrontati con le ricette del riciclo. Un evento di AISA Impianti che ha permesso ancora una volta ai cittadini di capire e conoscere meglio l'impianto di San Zeno. È qualcosa che vuole sempre avvicinare più fasce possibili di popolazione a questo impianto, un impianto in R1 che quindi è un impianto tutto dedicato al recupero. Quindi il recupero noi lo cerchiamo di sottolineare con tantissime attività, quindi anche ospitando eventi sportivi come eventi musicali, come cooking contest, abbiamo avuto appunto tutta una serie di situazioni che hanno permesso a tantissime fasce differenti di popolazione di vedere che cos'è un impianto in R1. Le domande più curiose sono soprattutto tre. La prima è: a cosa serve questo impianto? Cioè, perché sono molto curiosi, perché capiscono che è il loro l'impianto, perché l'impianto è della collettività, i proprietari sono i comuni e quindi il cittadino capisce che è in parte proprietario anch'esso, e quindi mi ci chiedono: ma che cosa fate? E soprattutto la prima domanda principale dice: che cosa fate e soprattutto se fate smaltimento o recupero? Noi rispondiamo che facciamo recupero, perché noi non siamo sostitutivi della raccolta differenziata, ma siamo complementari, cioè quello che non può essere effettivamente raccolto e soprattutto gli scarti del compostaggio che non possono andare a essere recuperati vanno nella termovalorizzazione. Quindi qui compostaggio, quindi recupero di materia e recupero energetico con gli scarti energetici del compostaggio. Impegnativa, perché insomma dei bei strappi duri, impegnativi. Sono contento perché comunque abbiamo fatto una gara bellissima, penso tutti e tre. Ci siamo alternati al comando fino agli ultimi chilometri, non era deciso il vincere.